L'idea di oggi è proprio quella di raccontarvi delle esperienze, quindi io non dirò che qualche parola proprio introduttiva e poi lascerò spazio alle nostre relatrici, due insegnanti appunto che hanno voluto portare, raccontarci un po' la loro esperienza. Quindi questa è quello che vorremmo un po' dirvi nel webinar di oggi. Prima però di arrivare a questo, solo una parola introduttiva appunto su chi siamo. Noi siamo un'azienda trentina che si occupa in particolare di tecnologie e soluzioni a supporto della didattica e la formazione. Abbiamo sviluppato un po' tutti i nostri prodotti, tra cui appunto l'Eye Theater, l'Eye Code, che già Elena ha citato, molti di voi conosceranno, alcuni magari no. E li abbiamo sviluppati in progetti di ricerca e sviluppo, quindi sono tutte soluzioni che sono nate e pensate, concepite proprio a partire dai bisogni educativi dei più piccoli, quindi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. E sono soluzioni appunto che ovviamente sono anche sicure da tutti i punti di vista, quindi ovviamente sono marcate, hanno la marcatura CE. Quindi ovviamente sono rispondenti a livello di salute e sicurezza, ovviamente. E, dopodiché, una cosa importante, ed è anche molto in linea con quello di cui si parlerà oggi, è che un po', il nostro lavoro è anche molto orientato non solo a cercare di sviluppare delle soluzioni adatte a quello che può essere la sfida educativa, no, con le nuove tecnologie nei contesti quotidiani, ma anche quella di promuovere quelle che sono le pratiche. Lo sviluppo di nuove pratiche attorno all'utilizzo di questi strumenti, di queste esperienze che si possono fare attraverso questi strumenti. Quindi la promozione, la proposta di diversi progetti legati, finalizzati allo sviluppo delle pratiche educative. Quindi cito alcuni, progetti Erasmus, Stories, Included e Storycode. Uno su tutti anche un report di utilizzo che attesta un po' la validità dei nostri strumenti, report realizzato da alcuni ricercatori dell'INDIRE. Diciamo che appunto proprio per partire da quello che sono l'idea dei nostri strumenti, come dire, si parte sempre dalla possibilità di utilizzare creativamente dei linguaggi, quindi in particolare la possibilità attraverso il digitale di costruire insieme, inventare in pratiche cooperative, laboratoriali, degli artefatti, dei testi audiovisivi, no? E quindi proprio dei filmati fondamentalmente. La narrazione è uno degli ingredienti fondamentali di tutto questo percorso, di questo processo, no? Dove poi il media audiovisivo diventa un po', lo strumento per andare a costruire questi, diciamo, testi, no? Queste cose, queste rappresentazioni che poi i bambini possono scambiare, condividere. E abbiamo diversi linguaggi, quindi diciamo dalla narrazione, il linguaggio audiovisivo, poi al linguaggio del coding che è in particolare collegato alla nostra soluzione iCode, che non è però l'oggetto del webinar di oggi. Se qualcuno sarà interessato, poi vi daremo i riferimenti. Ecco qui invece brevemente i nostri due strumenti, iCode e iTheater. iTheater che è l'oggetto di oggi e quindi diciamo per sintetizzare quelle che sono le caratteristiche essenziali dello strumento, le vedete un po' in questa slide, è uno strumento soprattutto dove diciamo ha dei tratti caratteristici che sono un po' la combinazione tra il concreto e il digitale che si esplica non solo nei materiali e nella possibilità di utilizzare degli oggetti per interagire con la macchina, ma anche proprio di poter fare dei giochi simbolici e di finzione con la macchina, con lo strumento digitale, caratteristica assolutamente unica, no? Che con altri strumenti è molto difficile da fare in questo momento e soprattutto nel farlo insieme. Dopodiché sono strumenti, l'iTheater ma anche l'iCode, che sono adatti un po' per tanti traguardi per lo sviluppo delle competenze e questo lo vedremo attraverso i racconti delle esperienze che ci faranno adesso Cristina ed Elisa. Quindi direi non andrei a togliere altro tempo al loro intervento e darei direttamente la parola appunto a Cristina ed Elisa per il racconto delle loro esperienze.
Perfetto, adesso manderò il video di presentazione se vuole dire qualcosa. Intanto, Cristina. Sì, buonasera a tutte, mi chiamo Cristina Villani, sono un'insegnante di scuola dell'infanzia dalla provincia di Lecce. Ho conosciuto lo strumento iTeatre un paio d'anni fa quando c'è stato il bando per gli ambienti innovativi e per me è stata la soluzione ideale da utilizzare per la narrazione delle storie e utilizzando molto poi anche il contesto arte perché mi consentiva di lavorare in maniera laboratoriale con i bambini. Sulle storie e poi utilizzare il digitale, questa macchina fantastica che i bambini con pochissimo tempo hanno imparato ad utilizzare e vedere che i loro disegni diventavano storie e che la loro voce poi li poteva anche animare. Queste slide quindi rappresentano un pochino il percorso di queste due esperienze. Si tratta di una sezione di bambini di 3 anni, quindi in realtà è uno strumento che si può utilizzare anche con una fascia di bambini molto piccoli. E io sono partita la prima volta con un racconto di un libro, Inverno, un libro molto particolare perché aveva immagini molto semplici e quindi mi consentiva di suddividerlo in sequenze, osservare gli ambienti e fare quindi un lavoro con tutti i bambini, un lavoro di utilizzo di vari materiali, quindi di pittura, ma con vari strumenti, creare questi vari ambienti della storia. Poi insieme ai bambini abbiamo quindi riviso il libro e vedere chi erano i personaggi principali. In questo caso il Pettirosso che non voleva bloccarsi a casa per l'inverno, ma voleva continuare a giocare con i suoi amici. E iTeatre ci permetteva a questo uccellino di uscire, entrare dalla scena. La cosa bella è che i bambini, una volta acquisita l'immagine, che l'hanno poi ritagliata con il loro ditino, e potevano ingrandirla, ridurla, riutilizzarla, quindi tutta una serie di attività che per loro erano a effetto wow, che consentiva anche una grande concentrazione. Io in realtà abbiamo lavorato con il gruppo classe, solo in piccoli casi ci siamo poi allontanati a lavorare con pochi bambini alla volta. E forse possiamo andare avanti, quindi con questo racconto abbiamo elaborato quindi le varie sequenze degli ambienti, poi hanno colorato i vari personaggi e quindi una volta passati poi nel laboratorio, qui si vedono i bambini che stanno preparando gli sfondi, poi i paesaggi, poi colorano i personaggi e quindi andando avanti abbiamo innanzitutto conosciuto lo strumento. C'è un cassetto che ci consente di con lo scanner di acquisire questi disegni e quindi gli sfondi venivano inseriti nella memoria, dopodiché i vari personaggi, il bambino, come vedete qui, un lavoro di attenzione, di concentrazione, però molto semplice perché il ditino deve accompagnare l'immagine, se si esce fuori si ricomincia e poi l'attesa, quindi ogni bambino che attendeva il suo turno per poter fare questo Esatto, è la contorno, acquisire carta le che ci varie fa fare immagini. il ritaglio. L'emozione dei bambini e anche l'attenzione, la concentrazione nel ritagliare l'immagine. Non fa niente, non staccare mai il dito, unisci la linea. Vediamo, Ecco bravo! la magia. E quindi subito hanno imparato ad utilizzare le carte cestino Quindi per la carta togliere ciò che non ritagliata nel cestino. serviva e poi la memoria per inserire le varie immagini. Che Dopo non ci questo lavoro, serve. quindi di acquisizione degli sfondi e dei vari personaggi, siamo passati poi al montaggio vero e proprio.
L'unica piccola difficoltà in questo caso, ma si trattava di bambini quindi molto piccoli, era che davanti alla registrazione della voce l'emozione li prendeva un po', non riuscivano all'inizio a capire. Quindi ho optato per il racconto da parte mia, la registrazione della mia voce, solo alcuni loro piccoli interventi, e quindi quando poi hanno visto il lavoro tutto montato sul grande schermo è stata una bella emozione, quindi è un racconto che è rimasto molto impresso nei bambini. E questa era la prima esperienza, che è il mio primo utilizzo di iTeatre. Per quanto riguarda invece, ci sono poi le slide con tutto il racconto. Ma possiamo vederlo questo video se Sì, volete? sì. Che cosa ne pensate? Io direi di vederlo. Allora, attendo che vediamo il video. Le giornate si fanno più corte, c'è tanta nebbia e un vento forte. Il mese di novembre è arrivato in fretta e il freddo inverno più non aspetta. Pettirosso e gli uccellini della collina si sono rifugiati nella campagna vicina. La mamma lo tiene stretto e al sicuro, perché l'inverno sarà lungo e duro. Pettirosso, infatti, non è partito per migrare, ma non ha perso la voglia di giocare e ricorda spesso con nostalgia suoi amici e le giornate in allegria. Quasi quasi li vado a trovare per stare con loro e canticchiare. Pensa l'uccellino e decide in fretta di volare via dalla sua casetta. Arriva così nel bosco silenzioso e a un tratto accade qualcosa di meraviglioso. Guarda in alto e vede la neve. La foresta diventa pian piano silenziosa e lieve. Mentre nevica sempre di più, Pettirosso va alla ricerca su e giù. Sbircia tra foglie, rami e radici per trovare qualche traccia dei suoi amici. Neve trasforma i cespugli in gioielli e con il ghiaccio sono ancora più belli. Molte piante hanno perso le foglie e le fronde sono sempre più spoglie. Sarebbe già ora di rincasare, ma Pettirosso, gli amici, continua a cercare. Vola ancora e si allontana. Forse c'è lepre fuori dalla tana? Ma lepre, donnola ed ermellino possono giocare giusto un pochino. Devono fare molta attenzione ai pericolosi predatori in circolazione. Vogliamo far sentire qualche altro spezzone, Cristina? Sì, Procediamo al prossimo? Finiamo di siamo vederlo? in fine ormai. Va bene, finiamo. Vediamolo tutto. Pettirosso allora va allo stagno per vedere chi sta facendo il bagno. Ma ahimè, si accorge imbronciato che il laghetto è tutto ghiacciato. Persino Rospo dorme nella tana, perciò in silenzio l'uccellino si allontana.
Svolazzando, ti viene appetito di un semino o di un bell'ombrico. La neve ormai ha ricoperto tutto. Come potrebbe trovare un insetto o un frutto? Anche i rami sono tutti spogli, neri, senza frutti o germogli. Era ricco di gustose bacche il bosco, ma ora è un posto triste e fosco. Una ghiandaia lo vede passare. Ehi tu, cosa sei venuto a fare? Cercavo i miei amici, ma ho paura che arrivi la notte fredda e scura. Ti darei una delle mie ghiande, lo consola lei con un sorriso grande, ma non riesco proprio a ricordare dove le ho nascoste. Le dovrei cercare. Passano rapide diverse ore e Pettirosso prova un certo batticuore. È affamato, raffreddato e pensa di essere stato un po' spericolato. Il buio sta arrivando in fretta e ha nostalgia della sua casetta. Capisce così quella fredda sera che ritroverà gli amici solo a primavera. Vola veloce dalla sua mamma che lo aspetta vicino alla fiamma di una lanterna calda e lucente. Pettirosso è al sicuro finalmente. La mamma lo avvolge con le sue piume e all'uccellino passano tutte le sue paure. Ecco, questo che volevo far notare è che proprio la parte scenica del teatro consente ai personaggi di entrare e di uscire sia da sinistra che da destra, quindi con un tocco del dito l'immagine viene capovolta e questo consente quindi ai bambini di seguire il percorso, il racconto in maniera molto, molto semplice per loro. E poi in questo caso molto semplice, ma era proprio veramente la prima esperienza sull'utilizzo di iDeatr. Il secondo racconto, la seconda esperienza che ho proposto è invece il racconto sull'opera l'opera ottava di Kandinsky, il pittore che amava i colori. E quindi ho utilizzato questo racconto perché volevo portare gli obiettivi erano quelli della conoscenza delle figure geometriche, i colori e in questo caso c'era anche un progetto di musica perché ogni forma geometrica Kandinsky abbina uno strumento musicale. Quindi sono partita da un gioco sempre a livello grafico, quindi con un cavalletto e un foglio bianco e mentre ascoltavamo questo racconto vedevo il video dei Kandinsky, il pittore che ascoltava i colori. Io realizzavo le varie parti sul cartellone bianco, quindi puntini, cerchi, linee, linee a onde, montagne. E quindi abbiamo iniziato con un bambino proprio un discorso sulle conoscenze, su punti, linee, linee dritte, linee spezzate, triangoli, quadrati. Dopodiché questi disegni, quindi con un percorso, con un dettato grafico, io raccontavo la storia ai bambini e loro rappresentavano su fogli bianchi, quindi linee, cerchi, puntini, linee che si uniscono come montagne, larghe, strette, appuntite, tappeti. E questo era un bel gioco per coinvolgerli quindi nell'ascolto e nel riportare su foglio il dettato grafico. Poi abbiamo giocato anche con un'app, Chrome Music Lab, dove al click del pallino colorato cambiavano i colori e quindi al cambio di colore cambiava anche lo strumento musicale. E infine, sempre con la tecnica della scomposizione di un racconto, abbiamo preparato gli sfondi di questa storia e i vari attrezzi, quindi la scala per raggiungere il cielo, il sole, le nuvole per prendere i colori con il suo pennello e da qui poi abbiamo costruito quindi
i quadri, erano un quadro di Kandinsky, ogni bambino ha realizzato il suo quadro, che era un regalo per la festa del papà. E questo racconto quindi poi l'abbiamo acquisito con iTeatr, le varie sequenze, quindi dal punto, dal cerchio, dal quadrato, dal triangolo, dalle linee, ed si è concluso quindi poi con l'acquisizione dei colori, sempre seguendo il racconto, in questo caso ho utilizzato lo sfondo con la musica classica, che riprendeva quindi il suono del flauto, del pianoforte, abbinato alle varie forme geometriche. E l'abbiamo concluso con una carrellata di tutti i quadri poi realizzati dai bambini. Vogliamo vedere un attimo la realizzazione? Creare montatore Kandinsky, composizione ottava. Un bel giorno il pittore Kandinsky prese a disegnare col nero dei dischi e cerchi, pallini, puntini, proprio come fate voi bambini. Tracciò poi delle linee dritte dritte, toccandosi creano montagne larghe e strette, e altre binari, antenne, tappeti formano. Ma dimmi un po', a te cosa sembrano? Inserì infine linee sinuose come serpenti e archi, triangoli e quadrati differenti. Ma sul foglio bianco quei segni neri non trasmettevano i suoi pensieri. Essendo un po' pazzerello, presi i colori con un secchiello. Con una scala fino al cielo salì per afferrare un po' di blu che sembra un flauto che suona, una musica che emoziona. Si arrampicò ancora un pochino per staccare dal sole un giallo pezzettino, giallo che squilla come una tromba, del suo trillo il cielo rimbomba. Si tuffa sul prato con un salto perfetto ed ecco che di verde ne prese un ciuffetto e in quel verde si riposò un pochino, cullato dal suono vibrante di un violino. Raccolse fiori viola, bianchi, rossi e arancioni per fargli suonare la tela con i suoni che aveva nella sua testa, come elementi di un'orchestra. Ed ecco che con i colori che aveva nel secchiello, il quadro gli apparse ancora più bello. Se anche tu ami dipingere, ti divertirai e di sicuro come Kandinsky più felice ti sentirai. E qui quindi i bimbi hanno potuto liberare la loro fantasia prima sul foglio e naturalmente iTeatr ci ha aiutato quindi proprio lo schermo, la visione del teatro a introdurre gli elementi, cioè riuscire a scomporre un racconto introducendo gli elementi a uno, le nuvole, il blu delle nuvole, il giallo del sole, scendere, salire, quindi anche concetti topologici, la visione a schermo e la visione del teatro ci aiuta anche a utilizzare concetti topologici con i bambini, quindi fiorellini che salivano da sotto, le nuvole che scendevano da sopra, sali, scendi. Per me era importante quindi anche saper gestire il piano da quel punto di vista con i bambini. Questa è la mia esperienza, vi ringrazio.
Grazie mille, è stato molto interessante. Non so, Federico, se vuoi già fare qualche osservazione o se le vogliamo tenere per la fase finale direttamente di domande e risposte. Intanto ringrazierei Elisa e vedrei un pochino tutto il contributo, anche poi anche l'altra esperienza di scusate, ringraziamo Cristina. Volevo dire che vorrei vedere, diamo direi spazio anche all'esperienza di Elisa e poi magari facciamo un attimino di commento o di riflessione per quello che si può fare al termine di aver visto tutte le due esperienze, insomma. Grazie. Va bene, perfetto. Allora mando le slide, Elisa, va bene? Grazie, sì. Intanto benvenuta e grazie mille per la partecipazione. E, insomma, adesso procederemo a vedere anche quest'altra esperienza. Allora, mi presento, sono appunto Elisa e lavoro in una scuola dell'infanzia come atelierista, quindi conduco dei laboratori e l'anno scorso è stato per me il primo anno di lavoro con l'ITIATA. E abbiamo iniziato a utilizzare questo strumento nella seconda metà dell'anno. È una scuola dove ci sono 80 bambini e io lavoro a piccoli gruppi con tutte le fasce di età, quindi dai 3 ai 5 anni. In accordo con le maestre e la direttrice della scuola abbiamo pensato di utilizzare l'ITIATA con tutte le fasce di età, quindi non abbiamo escluso nessuno e ci siamo collegate a quello che era il progetto della scuola dell'anno scorso, che era appunto Pinocchio, che ha un po' la lettura del libro integrale Le avventure di Pinocchio di Collodi, che ha un po' fatto da filo conduttore per tutte le attività che sono state proposte durante l'anno scolastico. Quindi le insegnanti di sezione hanno letto alcuni capitoli, i primi capitoli, perché il libro è veramente molto lungo e ha sì, guidato tutto l'anno, però io mi sono concentrata sui primi capitoli che in quel periodo erano quelli letti in classe, appunto, e quindi le insegnanti appunto hanno letto il libro durante l'anno, hanno letto il libro ai bambini e io ho lavorato insieme a loro su quelli che sono stati i primi capitoli. Quindi insieme ai bambini abbiamo deciso di rappresentare alcune parti del libro, quelle che per loro sono state più significative, che li hanno colpiti di più. Per cui abbiamo deciso appunto di lavorare a piccoli gruppi e eterogenei, perché abbiamo iniziato lavorando così. Abbiamo fatto alcuni incontri a piccolo gruppo, quindi diciamo 5-6 bambini, raramente ho accolto più bambini, proprio per dar loro la possibilità inizialmente di approcciarsi allo strumento e quindi di avere un primo contatto con lo strumento e familiarizzare. Poiché l'ITIATA veramente tanto intuitivo, devo ammettere che i bambini non hanno avuto grosse difficoltà, anzi, si sono subito sentiti molto attratti da questo strumento veramente bello e accattivante come design, quindi per loro era già veramente invitante lo strumento. Poi questo schermo così facile, interattivo, per i piccoli abbiamo iniziato. Quindi per i bambini di 3 anni ho iniziato presentando loro lo strumento di pittura. C'è una lavagna, lo schermo diventa una lavagna dove loro semplicemente con il dito, selezionando il colore che preferiscono, possono iniziare a disegnare sullo schermo. Già questo per loro è veramente stato interessante. E prima c'è stato il disegno libero, poi guidato, dando loro alcuni stimoli, alcuni input. Diciamo che già questo ha suscitato loro comunque un interesse. Li ha invogliati ad approfondire lo strumento e a familiarizzare. Poi gli altri incontri sono stati più dedicati appunto alla stesura di un video, insomma a produrre un qualcosa. Per cui abbiamo deciso appunto di lavorare a gruppi eterogenei, per cui in un gruppo solo avevo bambini sia di 3 anni che di 5, 5 e mezzo, vabbè anche 4 ovviamente, proprio perché abbiamo visto come i più grandi che avevano competenze maggiori riuscivano in
in qualche modo ad accompagnare, a includere anche i più piccoli, perché ho dimenticato di spiegare che l'obiettivo nostro era di dare più possibile autonomia ai bambini nello svolgimento, nella registrazione dell'animazione, del video, proprio perché l'iTheater lo permette, essendo così intuitivi. Quindi diciamo che a noi non interessava così tanto la qualità, diciamo, se così posso dire, del prodotto finale, ma era tutto il processo che ci interessava, e vedere come i bambini riuscivano finalmente ad avere uno strumento tecnologico, quindi multimediale, che permettesse loro di essere così autonomi nel lavoro, perché appunto l'iTheater permette proprio di unire la manualità, la creatività del bambino alla tecnologia. Quindi non è un togliere, ma un aggiungere quello che fa questo strumento, cioè una tecnologia che aumenta le capacità dei bambini invece che magari sottrarre alcune competenze. Per cui abbiamo iniziato a lavorare in questo modo. Abbiamo deciso insieme ai bambini quali erano i personaggi che per loro erano più significativi, che volevano comunque rappresentare nel video, anche non rispettando, ovviamente, vista l'età dei bambini, anche non rispettando la storia nei particolari, e precisamente li abbiamo lasciati liberi di interpretare. Per cui i bambini hanno, utilizzando diverse tecniche grafiche, rappresentato i personaggi principali che volevano animare. Poi abbiamo pensato agli sfondi, quindi per esempio in questo caso abbiamo utilizzato sia materiali di recupero che carte temperate, quindi carte semplicemente stese con la tempera. E poi abbiamo appunto creato i personaggi. Inizialmente avevamo pensato di utilizzare per tutte le storie di ogni sezione, di ogni gruppo, un Pinocchio unico, se molto semplice, stilizzato, creato con del cartone di recupero, che però loro muovevano in modo che fosse un po' quello il Pinocchio uguale per tutte le storie, il filo conduttore, perché comunque appunto sono 80 bambini che hanno lavorato sull'iTheater, quindi non c'erano altri elementi di continuità, perché gli abbiamo lasciato parecchio margine di creatività, diciamo. Per cui abbiamo deciso che poteva essere quello l'elemento che dava un po' di continuità all'animazione, al video, al prodotto finale, e utilizzare un personaggio principale che fosse uguale in tutte le storie. Gli altri elementi invece li abbiamo lasciati più liberi. Abbiamo anche introdotto per includere, perché per noi è stato anche uno strumento che ci ha permesso una grande inclusione, anche i bambini più piccoli, ma non solo, anche i bambini più timidi, un po' più appunto, forse un po' più restii a partecipare, invece sono stati coinvolti in modo diverso. Abbiamo, per esempio, preso in prestito dall'aula musica alcuni strumenti musicali. I bambini, ognuno ha scelto uno strumento molto semplice. Abbiamo fatto dei rumori, un sottofondo, l'abbiamo chiamata, di introduzione alla scena. Quindi la scena si apriva con un'introduzione musicale molto semplice, un semplice ritmo che decidevano i bambini, e si chiudeva con questo ritmo altrettanto semplice. Però questo ci ha permesso comunque di includere i bambini anche più timidi, che con soddisfazione comunque hanno avuto un loro ruolo. Infatti, un'altra, adesso sto prendo mille parentesi, però mi vengono in mente tutte queste molteplici possibilità che dà l'iTheater, perché all'interno di ogni gruppo si creavano diversi ruoli. C'erano i bambini, forse sono sempre stati, diciamo, i più grandi, che hanno preso un po', si sono dati il ruolo di registi, e quindi hanno un po' gestito la scenografia, e anche le scene come girare le scene del piccolo video. Altri bambini sono stati appunto i rumoristi, che quindi hanno suonato e fatto i rumori del video, e altri bambini magari si sono dedicati di più alla creazione dei personaggi, e altri ancora al movimento. Quindi,
C'erano proprio quelli che preferivano muovere e quelli che preferivano narrare. C'erano anche i narratori. Infatti, ribadisco, magari in alcune situazioni la qualità del video non è quella eccelsa, non è il prodotto finale che conta, ma era più proprio il processo e anche il bambino che provava a raccontare secondo le sue capacità, secondo quello che per lui era quello, la storia, ha provato a raccontare il bambino che cercava con degli sforzi anche di muovere secondo quello che narrava il narratore, perché si vedono proprio gli sforzi di alcuni bambini che cercano di muovere i personaggi proprio quando parla quel personaggio. Magari a noi sembra semplice, ma invece per un bambino non è così immediato avere queste malizie da teatro. Ecco, quindi anche questa per me è stata una grande acquisizione di competenze. Per quanto riguarda gli altri aspetti del lavoro, appunto, è stata una grande prova di capacità di messa in pratica di competenze dei bambini, perché appunto comunque hanno tutti provato il saper, la competenza di raccontare, narrare una storia, saperla ascoltare e saperla anche riraccontare, quindi rielaborare quelli che sono gli elementi e le caratteristiche di una storia e raccontarla ai pari. Un'altra cosa importante, appunto, che poi vedrete comunque il prodotto finale con pochissimi materiali, cioè sono bastati pochi materiali di recupero e materiali carta e colla che avevamo, carta, colla e poche tempere che avevamo già, e comunque si riesce a lavorare anche con poco materiale. Un'altra valore aggiunto è stato appunto il poter rendere i bambini autonomi proprio grazie allo strumento intuitivo che è l'iTheater. I bambini da subito, dopo avergli presentato la funzione delle carte, perché per ogni azione che il bambino può fare sull'iTheater c'è una carta con un simbolo che rappresenta quell'azione. Quindi il ritagliare, perché appunto i bambini prima scansionavano con lo scanner che c'è in dotazione l'immagine oppure lo sfondo che avevano prodotto, e loro stessi avevano imparato a differenziare lo sfondo dal personaggio, e anche questo è comunque un elemento importante. Quindi erano autonomi sia nello scansionare e anche nel ritagliare quando c'era bisogno l'immagine direttamente sull'iTheater. Altre cose per cui erano autonomi, decidevano loro quando erano pronti a schiacciare il tasto di registrazione e poi quindi di schiacciare lo stesso tasto per terminare il video. Anche in questo devo dire che i bambini più grandi di 5 anni, 5-6 anni, sono presto diventati autonomi grazie proprio alla intuitività dei pulsanti che ci sono sul vicino allo schermo. Un'altra cosa che veramente abbiamo trovato ottimo nel lavoro è la possibilità a fine anno di innanzitutto condividere i video prodotti con il gruppo classe e con le altre classi. Quindi è anche un lavoro veramente appagante per il bambino, perché il gruppo immediatamente finita la registrazione poteva sempre sullo schermo dell'iTheater rivedere quanto registrato. E quindi già questo li rendeva molto soddisfatti, appagati, e alcune volte decidevano loro di riregistrare la stessa scena perché magari si rendevano conto di un qualcosa che non li aveva soddisfatti, e tutti erano sempre molto disponibili a riregistrare perché ovviamente era la parte più divertente. E quindi non solo vederlo insieme al gruppo che l'ha prodotto, non solo vederlo nella classe insieme ai compagni, ma durante le riunioni finali di fine anno con la presenza dei genitori abbiamo potuto condividere i semplici video che abbiamo girato insieme ai bimbi, però abbiamo visto comunque la soddisfazione e l'entusiasmo dei genitori nel vedere i propri figli, dei protagonisti anche di piccoli e semplici video, però interamente prodotti da loro, quindi sentire la loro voce anche se non precisa o comunque
insomma, appunto molto semplice, vedere come i loro bambini sono stati protagonisti attivi nella produzione di questi video. I genitori ci hanno infatti poi chiesto di avere i piccoli video a fine anno, quindi li abbiamo anche potuti lasciare ai genitori. Per il prossimo, visto quello che abbiamo prodotto quest'anno, purtroppo con i tempi brevi, perché appunto è stato tutto un esperimento, sia le tempistiche sia le ore dedicate a ogni gruppo per produrre i video. Per noi è stato un esperimento, diciamo un anno di prova, e quest'anno partiamo con idee un po' più chiare di quali sono le tempistiche, di come organizzarci. Quindi abbiamo visto che ci servono almeno 3-4 incontri per classe di 45 minuti per avere già un prodotto di un certo tipo. Per facilitare i bambini, quest'anno dico in corso, per facilitare i bambini nella stesura del racconto, abbiamo pensato di utilizzare le carte di prop, fatte però, cioè ispirarci alle carte di prop per avere un qualche indicazione in più sulla storia, sull'uso dei personaggi e anche al binomio della fantastica di Rodari per avere qualche input in più sulla creazione di una storia che sia un po' più strutturata rispetto a quelle che abbiamo prodotto quest'anno. Quindi diciamo che andremo a lavorare di più su quello che è la produzione di una storia e poi sull'animazione, sulla regia di quella che è la storia che andremo a registrare con l'Eye Theatre. E quindi insomma. Questo è quello che è stata la nostra esperienza. Possiamo vedere qualche spezzone prodotto? Cosa fai nel mio teatro? Perché io voglio... Ti mando fuori adesso. Ok, vai. Ciao Paolo. Oh, il mio babbo. Scusa. Che povero. Ehi. Adesso ti do mamma mia. 5 monete d'oro. Grazie mille. E cosa fai? E mi sono piccoli. Pinocchio aveva fame e voleva mangiarsi un uovo e la friggiata poi non riusciva più a mangiarlo perché era troppo grande. E poi Pinocchio aveva un'idea, doveva comprare le posate e la padella. Faine. Pinocchio. C'era? C'era una volta Pinocchio che non aveva del cibo e doveva andare a prendere di un campo, ma dopo galline, dopo sono arrivate le galline e il contadino
E il contadino voleva che... Come si chiama? Pinocchio. Pinocchio. Il contadino si è distratto che aveva ragione Pinocchio che voleva prendere un po' del cibo. Ma il contadino poi dopo ha visto Pinocchio che prendeva tipo le galline, invece doveva prendere del cibo, che poi hanno dopo le faie sono arrivate, il contadino a Pinocchio l'ha messo a correre e ha fatto. Ok, andiamo sul lavoro. Pinocchio, dove stai andando? Sto andando dal mio babbo. Ma non andare dal tuo babbo. Vuoi andare a scuola? Ma non andare a scuola. Guarda che io sono andata a scuola che sono cieco. E io sono andata a scuola che sono zoppo. Il gatto lo mangia. Okay. Perché l'ha mangiato? Perché l'hai fatto? Perché così gli do una lezione. Ok, i video sono finiti, giusto Elisa? Sì. Sì. Vogliamo fare un commento conclusivo? A me sono piaciuti molto, soprattutto gli ultimi, l'ultimo è bellissimo quando il gatto mangia l'uccellino, mi ha veramente fatto volare, sì, è bello. Sì, no, però si sono divertiti tanto, poi appunto, ripeto, per noi l'obiettivo non era la qualità dell'audio, del video, perché per noi più era... rendere loro protagonisti, ecco, il fascino per noi dello strumento è stato veramente vedere i bambini indipendenti, certo il ruolo dell'adulto è quello del mediatore tra lo strumento e le idee del bambino, però poter fare un passo indietro e vedere come sono veramente attivi e protagonisti dell'attività che stanno conducendo, per noi è veramente un valore aggiunto, perché normalmente appunto la tecnologia è vista un po' come qualcosa che esclude tutta la parte della manualità, della creatività o comunque un po' limitante, invece mi sembra veramente che questo includa tutte queste caratteristiche che ci hanno veramente stupite, quindi siamo molto entusiaste di andare avanti come gruppo scuola, ecco. Ecco, vi ringrazio tantissimo e lascio adesso la parola anche ad Elena, che così chiudiamo anche il nostro webinar, però ci tenevo anche anch'io a ringraziarvi personalmente. Alcune cose che mi sono venute in mente nel vedere le esperienze che avete raccontato sono che sono due esperienze molto complementari, no? Che fanno capire anche come si possono proporre e sviluppare delle progettualità anche molto diverse, no? Perché da una parte, ad esempio, con Cristina c'era l'insegnante che raccontava e tutto un lavoro in cui poi i bambini intervenivano ovviamente e hanno mostrato poi la loro galleria con i disegni, che in quel caso erano immagini statiche, nell'altro caso i bambini che invece drammatizzavano una storia, che è anche il contesto che magari si fa molto tipicamente con l'high theater. Però nessuna di queste vale di più o vale di meno, ovviamente. No, l'insegnante a scuola, ad esempio, ha un ruolo importantissimo anche nel raccontare lei stessa le storie, no? Lo si fa tanto in modo tradizionale, quindi perché no anche utilizzare l'high theater per raccontare? Lo si può fare come ha fatto Cristina, o lo si può fare magari prendendo dei quadri di un libro illustrato, o in tante maniere, insomma, quindi possono essere anche cose molto interessanti anche queste con l'high theater. E poi invece rispetto a quello che ci ha mostrato Elisa,
Anche ci tenevo a sottolineare sempre questa apertura anche a, che lei stessa ha sottolineato, a diversi stili, a diverse sensibilità che possono avere i bambini nella produzione del linguaggio, quindi la possibilità proprio di dare a tutti una possibilità di esprimersi, e poi l'aspetto anche della condivisione, quindi della possibilità di condividere non solo tra appunto nel gruppo, nell'ambiente della scuola, ma anche di poter uscire un pochino e quindi anche cercare di aiutare anche questa condivisione con i genitori e con le famiglie, insomma. Quindi grazie ancora e passo la parola ad Elena. Ripassiamo in condivisione anche con le slide, così arriviamo in chiusura del nostro webinar. Dovremmo essere. Rieccomi qua. Ok, ci siamo. Adesso vi faccio vedere un attimo un paio di cose che possono tornarvi utili. Ad esempio, la nostra community di edutech.media education, scannerizzando questo QR code. Adesso vado un attimo avanti e torno alla slide. Eccoci qui. Ok, scannerizzando questo QR code potete iscrivervi al nostro gruppo Facebook in cui, insomma, cerchiamo di incoraggiare la condivisione di buone pratiche tra docenti. Dopo questo webinar pubblicheremo anche la registrazione. All'interno del gruppo, ovviamente potrete chiederci se lo vorrete, e anzi vi invitiamo a farlo, le slide e i video che abbiamo usato per supportare la presentazione di Cristina e di Lisa. Quindi, insomma, non fatevi scrupoli da questo punto di vista, contattateci, chiedeteci, a noi fa super piacere. Se volete iscrivervi appunto inquadrando il QR code al gruppo Facebook. E se volete fare quello che hanno fatto oggi le nostre relatrici, potete inquadrare questo QR code oppure contattarci ai nostri recapiti che trovate indicati qui. Quindi ci contattate via telefonica oppure a questi indirizzi email per chiederci le slide, per chiederci di intervenire in futuro, per condividere le vostre esperienze, che sia tramite forma di webinar, che sia tramite anche forma di magari ci mandate soltanto i video, ci scrivete un breve articolo, facciamo una piccola intervista in cui voi ci parlate delle potenzialità di IT Ether come l'avete inteso voi. Altrimenti se scannerizzate il QR code vi porterà un form di contatto, poi useremo i dati che inserirete per ricontattarvi. E infine volevo invitarvi coloro che conoscono iCode e anche per quale motivo non anche coloro che non lo conoscono, ok? Possiamo, insomma, vi proponiamo un'esperienza simile a quella di oggi, in cui delle ricercatrici, delle docenti vi permetteranno di scoprire quelle che sono le potenzialità didattiche di iCode tramite il racconto delle loro esperienze. Quindi, insomma, sarà un evento simile a questo e crediamo che sarà molto interessante. Come Editec abbiamo molto interesse a creare questo tipo di eventi perché crediamo che il valore pedagogico ed educativo in generale dei nostri strumenti sia veramente di gran valore e quindi ci piace mettere, diciamo, al centro dell'attenzione, mettere il riflettore proprio su coloro che trasformano i nostri strumenti veramente in un mondo di possibilità. Quindi noi li produciamo e voi di fatto li rendete il tesoro prezioso che sono per le insegnanti tramite la vostra esperienza. Quindi, se volete iscrivervi, ho messo il QR code. E per il resto, direi che possiamo passare a una fase di domande, se qualcuno ne ha. Ho notato che alcuni di voi avevano fatto segnalazioni riguardo al fatto che la chat non funziona. La chat non funziona, diciamo, deliberatamente perché, essendo un webinar, abbiamo impostato la modalità domande e risposte. Quindi, se voi volete chiederci qualcosa, potete farci una domanda, noi vi risponderemo e insomma, se avete qualche domanda da fare alle relatrici, se volete chiederci qualcosa, per qualsiasi tipo di perplessità o di dubbio, noi siamo disponibili. E
Quindi questo, diciamo, un po' a chiusura, rimarremo qua qualche minuto per sentire se avete delle domande. E in ogni caso ringrazio tantissimo Cristina ed Elisa nuovamente, ringrazio il mio collega Federico e ringrazio ancora di nuovo Nokay perché insomma, ha portato ulteriori iscritti a questo webinar, li ha portati appunto a conoscenza del fatto che Elitech si impegna a promuovere i racconti di esperienze con i nostri strumenti dedicati alla media education, che sia il theater e anche il credo. Quindi sì, vedo che abbiamo già qualche domanda. Ah, ok, no, grazie a tutti, sono benissimo. E quindi se avete da porci qualche spunto di riflessione, siamo qua. E ne approfitto anche per dirvi che se siete interessati a, non so se sta parlando qualcuno, ma al momento non sto sentendo nessuno, quindi ho preso la parola. Se siete interessati a comprare i theater o anche a conoscere i prezzi di iCode, magari alcuni di voi lo conoscono già, ma potete mandarci una mail, contattarci telefonicamente, saremo più che contenti di assistervi in questo percorso. Sembra che non ci siano domande in questo momento. Vi invito ancora, se avete qualche domanda o volete esprimere anche qualche commento o avete qualche curiosità su quanto abbiamo visto, ben volentieri. Altrimenti ci salutiamo e rinnovo anch'io l'invito a partecipare per chi può essere interessato o interessata al prossimo webinar. Questa volta su esperienze attraverso il coding narrativo, quindi attraverso iCode. Vediamo anche in quel caso che cosa è riuscito, che cosa è uscito dal cappello, insomma, grazie a alcune testimonianze. Abbiamo dei ringraziamenti per la condivisione delle esperienze. Grazie a voi. Grazie. Grazie. E sì, anche mi fa sempre piacere la parte più bella, credo, del nostro lavoro, vero Federico? Sapere un po' come cosa vi inventate, voi docenti, vedere cosa si inventano anche i bambini è una cosa spettacolare. Quello che volevo dire, notando anche i video di Elisa, è una cosa che piace tantissimo ai bambini, almeno che io ho notato, il fatto di poter ingrandire le immagini, quindi loro vedere che i loro disegni con questi ditini li ingrandivano, sembrava come se prendeva proprio vita la storia, cioè prendevano coscienza che i loro disegni si muovevano anche solo in grandezza, cioè nel mio caso era un lupo che diventava grandissimo, poi piccolo, e ho notato che non era solo una cosa che vedevo nei miei bambini, ma ho notato anche nei racconti di Elisa. Quindi, per i bambini, questa manipolazione dello schermo, delle loro immagini, ha creato proprio un senso di padronanza dei loro elaborati, dei loro vissuti anche. Quindi, ho notato questa condivisione dell'utilizzo delle immagini. Sì, è vero, ci capita spesso anche, ma banalmente nel contesto fieristico, no? Che vengano delle mamme con i bambini e i bambini vengono là, vedono l'iTheater e prima ancora di sapere come funziona iniziano a toccare lo schermo, ingrandiscono di dimensioni i vari personaggi e si divertono tanto, ridono come i matti. È troppo divertente, cioè appena li vedi, hai magari un pesciolino, lo ingrandiscono, diventa gigante e loro ridono tantissimo, quindi... Sì, io credo che sia una delle cose preferite. È molto divertente anche il prodotto della funzione incolla, no? Tagliando due metà di un personaggio, riuscendo a crearne un altro, magari uno crea un drago con una testa di pesce, oppure un pesce con le ali, diventa davvero carino poi. Sì. È bello vedere come, soprattutto magari alla scuola dell'infanzia,
sia molto preponderante questa parte laboratoriale, non nella fase di approccio all'eye theater. Magari alla scuola primaria vediamo delle narrazioni un po' più strutturate, no? Vediamo una trama, magari delle volte anche un po' più complessa, dei bambini che comunque si sentono molto a loro agio nell'espressione, che fanno delle storie un po' più articolate. E invece alla scuola dell'infanzia vediamo proprio questo prendere consapevolezza delle potenzialità dell'eye theater, anche delle potenzialità della propria voce e questa grande attenzione alla sfera laboratoriale, che se pensiamo ad esempio alla carta taglia, no? È una carta che dà la possibilità ai bambini di fare un'attività molto di fino, ma come ci ha fatto vedere anche a Cristina all'inizio nel suo video, a riuscire a partire da un punto, a ricondurre il dito proprio al punto in cui si è iniziato a tagliare, è una cosa che permette di allenare tantissimo, ci sia anche la manualità, quindi da questo punto di vista è bello, è molto utile, diciamo. Poi trovo anche interessante, poi ovviamente, vabbè, io lavoro per EduTech, ma sono una di quelle persone che molto, diciamo, sincera in quello che dice, no? A prescindere da tutto, sono davvero affascinata dalla possibilità creativa che dà il fatto di avere uno scanner integrato, perché di fatto le docenti usano le tecniche più disparate, no? Per permettere ai bambini di creare quello che vogliono creare. Anche nei vostri lavori abbiamo visto delle tecniche molto diverse, abbiamo visto una tecnica molto particolare per gli sfondi della storia inverno, che ci ha fatto vedere Cristina. Abbiamo visto anche l'integrazione tra la parte disegnata e quelle sagomine delle forme geometriche, di che materiale erano, Cristina? Non sono riuscita a capirlo. Erano fatte di cartone Quelle o... erano fustelle di carta con la Big Shot, ritagliate con la Big Shot perché ne produco in quantità industriali a Ah, ho scuola, capito. di forme geometriche, mentre le linee poi erano realizzate a mano dai bambini, addirittura le linee curve utilizzando il cucchiaio, quindi facevano il contorno intorno al cucchiaio, e comunque anche l'utilizzo dei termini, linee verticali, linee orizzontali, cioè utilizzando il dettato grafico si riesce a lavorare con i bambini sulle linee, sulle forme geometriche e sui colori, e veramente coinvolgendoli tutti. E come diceva anche prima Elisa, ogni bambino porta il suo, quindi il bambino che magari ancora sul disegno dice io non lo so fare, però vedere che non è un disegno dove ci serve la precisione, ma è un creare immagini, quindi poi si selezionano e il partecipare a un obiettivo comune. Anche nel nostro caso avevamo utilizzato la musica di sottofondo, quindi coinvolgere più canali sensoriali, l'arte, la musica, le parole e l'entrata e uscita dalla scena. Ecco, questo è stato molto importante. I personaggi che possono entrare da un lato all'altro della storia e quindi la gestione dello schermo. È diciamo, un approccio un po' soft, magari anche alle dinamiche del teatro. Poi, ovvio, il teatro delle persone fisiche funziona in un altro modo: i personaggi non si spostano con le dita, chiaramente, ma un po' il concetto, no, è quello. Anche mano a mano che i bambini crescono, imparare a entrare in scena al momento giusto è una cosa importante da fare, ma soprattutto è anche qualcosa che va oltre la dimensione meramente legata al teatro, perché si parla proprio della capacità, no, di ascoltare gli altri, di essere in grado di lavorare in gruppo. Quindi secondo me il lavoro con i theater tocca tante sfere, diciamo che vanno ben oltre anche soltanto quelle artistiche, sono legate a delle competenze magari affettive, emotive, sociali, che non capita proprio sempre di mettere, diciamo, alla prova, mentre il lavoro con i theater aiuta tanto a crescere anche da questo punto di vista. Quindi così poi devo dire, dai, immagino anche per le maestre sia carino avere uno strumento del genere perché mette un po' alla prova anche voi, no? Avere uno strumento che dà così tante possibilità vi consente di usare un po' la vostra immaginazione per inventare qualcosa di nuovo e perché no, di anno in anno magari spingersi sempre un po' oltre, no? Sì, davvero. Bello, insomma, credo che sia bello essere insegnante con uno strumento da queste potenzialità, quindi sì.
Ok, Paola ci dice: il grande valore di questo strumento è rendere il bambino, solitamente fruitore e spettatore, attore e regista, quindi protagonista. Effettivamente, Paola, non possiamo che dare ragione al suo contributo. Spesso ci capita quando siamo in fiera di vedere le persone che ci vengono a chiedere sia i theater sia un tavolino interattivo. E noi diciamo: no, un tavolino interattivo. Assolutamente no, perché nei tavolini interattivi a volte capita, cioè in realtà la definizione di tavolino interattivo spesso è hai uno schermo dal quale puoi fruire dei contenuti, no? Il bambino si avvicina allo schermo, lo utilizza per fruire dei contenuti che gli vengono già dati, mentre ai theater in realtà è proprio il contrario. Ai theater di per sé è uno strumento dalle mille possibilità, ma proprio per questo vuoto si presenta come un mezzo che si mette a disposizione del bimbo e che quindi gli dà la possibilità di usare la sua immaginazione come vuole, per creare quello che vuole, soprattutto lo rende creatore, e anche magari ideatore proprio di una storia. E quindi in questo senso sì, il bambino è tutt'altro che fruitore, è proprio l'artefice, no? È un piccolo fabbro di una storia, è bellissima questa cosa. E spesso la tecnologia al giorno d'oggi viene fruita in modo completamente diverso, no? Noi crediamo sia con i theater e anche con i code che appunto sia bello il fatto di riuscire a avvicinare fin dalla scuola dell'infanzia appunto i bambini alla tecnologia in un modo attivo e consapevole. Quindi questa dinamica del creatore di contenuti c'è proprio perché insomma l'idea, ciò che ci spinge come EdTech, diciamo, è di cercare di creare strumenti che si distinguono da quelli, dalla maggior parte di quelli che ci sono in giro e possano effettivamente magari contribuire a creare degli adulti del futuro che si approcceranno alla tecnologia in modo più consapevole di come molti hanno avuto la possibilità di fare, anche io che comunque ho 25 anni e non ho mai avuto un'educazione così attiva, no? La tecnologia è un momento cruciale, diciamo, di questa transizione tecnologica ed è importante che ci siano strumenti come i Theatre Code che danno la possibilità di approcciare la tecnologia in questo modo diverso, secondo me. Poi, scusa Federico per il mio interventone, ma adesso ho visto che volevi rispondere un po' anche tu al commento di Paola, no? Tranquilla, tranquilla, hai già risposto più di quello di quanto avrei potuto dire, quindi assolutamente.